È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Noi pensiamo che con il lavoro e il sacrificio in questo mese diciamo che si possono tirare le somme per 70-80%, perché ci sono degli scontri diretti importanti, dovranno anche riposare delle squadre importanti, quindi sta tutto in mano a noi e con il lavoro ascoltiamo quello che ci dice il mister e vediamo un po' dove arriviamo. Costruito all'inizio campionato per fare un campionato di vertice, sta rispettando appieno le aspettative. Sì, ringraziando anche i soci Petrozzilli e Salvati e al direttore Mallardo, la prospettiva era questa e siamo contenti perché tutto quello che volevamo si sta avverando. La trasferta di Ariano è una delle insidie di questa ventesima giornata. Sicuramente li troveremo tanti ex compagni, ci faranno sicuramente battaglia, sempre pacificamente a livello calcistico. E hanno il bomber del girone che sicuramente vorrà continuare nella sua corsa. Noi andremo lì, ci giocheremo la nostra partita, ovviamente cercheremo di portare bottino pieno a casa. Sì, Ariano è una piazza importantissima, ha fatto calcio diciamo in passato e quindi noi andremo là con il giusto mordente e con la voglia di vincere sicuramente. Guarda, questo è il mio quarto anno che faccio in questo girone, un paio li ho vinti e ti dico che rispetto all'anno scorso non vedo questo grosso divario. Forse gli anni precedenti sì, da forse coraggio, noi della Marignanese, forse un po' quegli anni lì, però quest'anno non vedo grosse corazzate come ci stavano gli anni precedenti, sinceramente.